male che ci sono. A me non mi piglia. Sì, perché gira lei. Con quei capelli sembra il signore quando le portano al patibolo. Un pochettino, ma poco. Sì, ma c'è niente. Ce l'ha poco. 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 Lui ce l'aveva di più. Lui ce l'aveva. In quelle forte ci attacca. Perché ero già da lei, no? Quindi fammi un'altra volta, ma... Ma lascia fare. Vabbè, un'altra volta che guardavamo, sta zitta. Jetzt wird nochmal nachgeschaut. Also es wurde so befunden, dass ich kein großes Malocchio habe. Und ich war ja auch schon mal bei Kecker. Und aber zur Sicherheit wird jetzt nochmal nachkontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Quanto è brutto quando facciamo niente. Ma lui si sente uguale. Ma lui ci capisce a lui, no? Sì, sì. Niente, no, niente. No, perfetto. Ce l'aveva lui? Sì, lui. Lui ce l'aveva. Ce l'aveva grosso. Via, ecco fatto. Fatto. Grazie. Grazie, Checca. Grazie a voi tutte le cose che ti avevo bagnato, mi sa, nel piccoscio. Ah, no, questo ero io da me. Pulite la mano. Grazie. Le sai, Monica? Dimmi, Viano. È venuta su una donna che aveva un coso di ginocchio, un boccio. Dice, cucitimolo, cucitimolo. L'orzo si chiama. Sì, 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 una... sì, il secondo giorno non c'aveva più niente. Ma che hai fatto? L'ho cucito così, a segno. Posso raccontare questa storia? Allora ci ha passato il filo. Ma il filo, ma senza filo? L'ago col filo. Ah, l'ha preso proprio il però? Così, sì. Ma di fuori, mica gli ha bucato niente. L'ho bucato, sì. Il segno. Ah, sì? Come se... Dici qualche cosa. Non c'era più niente. Devo ricominciare la storia. Ognuno sa fare su cose. E zur Konzession? Es kam eine Dame zu Kecker und hat mit einem Gerstenkorn und hat sie gebeten, dass sie dieses Gerstenkorn wegnimmt. Und sie hat eine Nadel und einen Faden genommen und hat so getan, als wenn sie es wegnäht, wegmacht. Mhm. Und am nächsten Tag war das Gerstenkorn weg. Und sie hat jetzt gerade mich angeschaut, ob bei mir etwas zum Wegmachen ist. Mhm. Und hat gesagt, bei deinen Augen sind das, du hast kein Gerstenkorn. Aber es ist nicht unglaublich, am nächsten Tag war das weg. Also sie hat da wie weggenäht, ja, das Auge, ja. Sie hat fatto finta, also con l'ago e col filo. Mit Nadel und Faden, also dass es praktisch weggeschnitten und dann wieder zugenäht wurde, die Wunde. Brava, ma che fai a fare delle cose? Auto chirurgia. Ho imparato le vecchie, antiche. Io ho 90 anni, 20. Mamma mia, 90 Jahre. Und sie hat diese Sachen von den Alten gelernt, ja? Ma la tua mamma era anche già così? No, la mia mamma, molto giovane, mia mamma me l'ha raccontata una signora che era contadina. Ah. Una contadina. Mi diceva, quando che sono vecchia ti lascio stare in vita da parte. No, pure la sorona le levava. Sì, sì, adesso von der alten Bäuerin. Allora, ho imparato questa prima di morire. Io non posso imparare subito adesso. Ah, sì. Prima da morire le lascio a qualcuno scritto. Ah sì? Se le darf man, die darf sie nicht leben so weitergeben. Also entweder im Angesicht des Todes oder geschrieben, gibt sie das an eine Person weiter, so wie sie es von dieser Bäuerin gelernt hat. Nur an eine? An eine Person, ja, die sie dann für... Ha detto questa signora, c'avevi una dacche, pecore. Quando si ammalava qualche bestia, dice faceva queste cose che guarivano. Diese Bäuerin hat ihre Rinder und Schafe, wenn sie krank waren, mit dieser Art und Weise geheilt. Also, kann man halt bei Tieren machen. Allora, si può fare anche con gli animali, ma lei ha levato malocchi o come l'ha fatta? Non che ha fatto delle... Beh, ha visto lei, dice, c'aveva un muore d'acqua che dalle volte veniva una persona, gli guardava male, allora non gli dava più l'acqua. Ah no? Sì, sì. Si hat erzählt, dass...
böse Leute gekommen sind oder die Tiere schlecht angeguckt wurden, sozusagen böse angeblickt, und die haben da keine Milch mehr gegeben. Aha. Und dann hat sie halt von den Tieren sozusagen diesen bösen Blick Aha. weggenommen und dann gaben die wieder Milch. Aha. Und es waren halt Menschen, also die sowas, den bösen Blick sozusagen auf jemanden richten, die böse neidisch waren. Ja. Und dann Aha. hat sie das halt gemerkt und dann Aha. von den Tieren wieder weggetan. Und inwieweit spielt Christus oder Maria bei dieser Arbeit eine Rolle? Lui voleva sapere, ma come è integrato Gesù Cristo e Maria in quelle lavori? Io dico l'orazione. L'orazione è a loro, no? Cioè, come... Io dico prima da fare un malocchio, io dico c'è dice un Gesù salto, c'è un salto, e io prego. Ah, ok. Sia dein Heiligen. Zu dem sie betet. No, perché lui voleva sapere come è. Sì, è ganz christlich und sehr religiös. Perché anche lui, no? È molto religioso. Lui. Lei prega in modo suo, c'ha le sue preghiere. Aber die darf sie natürlich nicht erzählen, weil das gehört dazu, ne, zu dieser ganzen Sache. Aber sie hat dann da ein heiliges Beispiel. Ma sono così felice di averti rivisto finalmente, ma tanto tempo. Mamma mia, ma non hanno. Und hat sie schon jemand im Auge, dem sie es übergibt? Adesso fai lei, fate lei che adesso le prima. Sì, no, qua non stavo tanto bene. Bianca rossa, sta bene. Sì, ora sono diventata rossa. Sì, bianca rossa. Sì, sta bene. Sta bene. La mamma come sta? Sì, abbastanza, sì, sta bene. E lei è più piccola. 74. Sie fragt gerade, wie es meiner Mutter geht, und hat gesagt, ja, der geht's gut, und sie hat gesagt, die ist ja noch sehr jung, und hat gesagt, ja, 74, also für Kekka ist das natürlich sehr Non lo sapevo, tu non devi rispondere, perché lui voleva sapere se ce l'hai già qualcuno in mente che tu puoi dare quel dono. La sua figlia, ah, bello, perché sarebbe peccato se questo non... Ma lei non c'ha pazienza, lei c'ha pazienza. Ma la mia nipote, c'è la mia nipote che lei c'ha pazienza, Simona. Simona viene sempre sulla mia base, sua figlia. Quando sono grande, perché dare la sua Simona, io che tu c'ha pazienza. Ah, io non ci credo tanto. Sie hat ihre Tochter eigentlich im Auge, aber die ist nicht so geduldig, aber sie hat eine Enkelin, die sehr, sehr geduldig ist. Das ist eine ihre Enkelin, das weiß ich. Die kommt oft zu ihrer Großen und sagt, ich fühle mich eigenartig, schau mich doch mal an. E l'amico di lui, mio figlio, quando era giovinotto, sì. Allora lui ci credeva, quando gli succedeva qualche cosa, ma guardami po', ma... Ah sì? Sì, però ci credeva. Dopo diceva, ma mi sa che non ci credo, ma dia, guardami là, guardami. È il suo amico. Sì. Ihr Sohn sagt immer, also er glaubt an das nicht, aber wenn irgendwas ist, sagt er, du schau mal schnell nach und tu mir da was weg, obwohl ich glaube es eigentlich gar nicht, aber wenn irgendwas ist, dann sofort, dann soll sie dann trotzdem was machen. Quando cascore nella moto, guarda, dice che se c'è successo così, quando ti è successo, fatevi la, dico, vieni qua prima. Es hat ein Motorrad einen Unfall gehabt und dann hat er gesagt, ja schau mal, also was mir da passiert, hat er gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr schon jetzt vorher kommen müssen, dass ich dir das weg tue, damit es dir nicht passiert. La notte attruppavano con la moto, con la macchina. Ma guarda, cavolo! Adesso è che serve, no? Ma wenn sie dann ein Problem gehabt haben mit dem Auto oder so. Sì, metti di avanti. Muss sie sich hinsetzen, weil ja. Credimi, è un dolore. Io ho partorito 4 volte, ho fatto le figlie, 1-5 kg, ho detto in nudo. E guarda, ho sofferto. Eppure quanto ho sofferto di lasciarti che non ti puoi immaginare. Non potevo mettere a letto, non sapevo dove mettere il piede, non potevo stare a sedere, non potevo andare al bagno. Quella mi vestiva, mi faceva da bagnare tutto, perché sennò non si può
Sie hat, womit habe ich das Nervchen zu tun, hat sie gesagt, ich habe 4 Kinder auf die Welt gebracht, aber der Schmerz, den sie jetzt da ausgehalten hat, da waren die Geburten nichts dagegen. Allora, ti lasciamo, allora metti di sedere. No, adesso sto bene, Ora arriviamo. Cammino. E lei quando mi racconti che la facciamo a parlarci. Allora cammina, piano piano. Adesso cammino con la moda lei, sì. Ma magari quando è un po' il tempo meglio che può venire nel podere, che certo, venite. Ci sono le castagne quest'anno, niente. E poi io ho usato quell'albero tuo, tantissimo, perché era tutto malato. E dentro l'ho era visto, roba. L'ultima volta che ci sono venuta c'era tutto secco, dico, vorrebbe... Tempo di cioccolatino, perché... No, grazie, no. Per me caramelle, porta no, grazie, no. Come jetzt von der Firma oder von einem Grundstück einen Flugweg machen? Oder einen bösen Blick? Lui voleva sapere se... No, grazie. Non, grazie. Lui voleva sapere se uno ha una ditta, per dire, o un terreno che pensa che è malocchiato. Si può anche levare da questi? Della terra, per dire. Sì, e si va lì con... Pure se io porto via a casa, porto un po' di terra. Dankeschön. Das geht auch, damit man halt ein bisschen Erde mit von dem Grundstück und dann schaut man, ob das praktisch besprochen wurde negativ, ob da irgendwas passiert ist. Nel bicchierino di carta ci metti un pochetto di terra. Also in irgendeinem Glas oder irgendwas, ein Löffel voller Erde und dann kann man das testen, ob das auch sozusagen verflucht oder negativ beeinflusst wurde. Und können Sie Warzen auch machen? Ja, das war ja da gerade. Das war Gerstenkorn. Gerstenkorn und Warzen genauso, macht es dann genauso. Also diese ganzen Sachen. Also das ist dieses alte... Ja, toll, ja. Ja, ja. Okay. Lui voleva sapere anche se tu togli le foruncole, cioè quando uno ce l'ha... Ma queste no. Quelle sì, non fatte mai. No, perché non sono venuti per... Sono, non lo so come si chiamano, sai quelli lì... Sì. Le verruche? Sì, sì, verruche. Come si possono avere lì, si possono avere sulle mani, però è la stessa roba, no? No, das hat sie noch nie gemacht, hat sie auch noch niemand gefragt. Also die Augen, das ist ihr sehr wichtig. Ma allora si dice, magari che c'hai? Se c'hai un po' di calore, la marva, l'acqua di marva fa bene, l'acqua di... Ma le erbe lei le conosce tutte. Sì, da hat gesagt dann auch Kräuter, die man da nehmen soll. La farfarella, io la farfarella, ma ricordo quanto lei. Non so, la parola tedesca, che cosa è la farfarella? Malven und Schläge, hat sie so vorher gesagt, bei dir. Diesen ganzen Ausschlägen. Va bene, hast du noch Fragen? Nein, danke. Okay, lui non ce l'ha più domande, allora ti ringrazio di nuovo, ma sei proprio un angelo. Grazie a voi. Mille grazie. Ma volete venire la porta aperta? Sono tira.